Ciao a tutti, nuovo catalogo di Tiger finalmente di novembre. Già sapevo il tema della settimana, scusate, del mese, perché in Inghilterra, insomma, escono prima, quindi avevo già spoilerato, hanno già spoilerato le youtuber che vivono lì tutto. Ed è tutta tema, diciamo, favole, il principe al ranocchio, la principessa, veramente molto carino. E poi iniziamo insomma con il tema di Natale. C'è tanta roba perché, come vedete, sono 86 pagine. Se non sbaglio, è più del solito. Premessa: dovevo caricare dei video di Halloween, solo che non mi funzionava il computer e i video li avevo trasferiti dentro il computer. E quindi li dovrò caricare oggi, tipo quello del cupcake di Halloween che avevo preso alla Lidl, che volevo fare vedere, volevo caricarlo ieri, ma non ce l'ho fatta proprio, è stato impossibile. Più il video del teschio decorato che avevo preso alla Lidl, purtroppo verranno caricati oggi, quindi pazienza, ma andiamo subito a vedere questo catalogo. Quindi iniziamo con il tema Natale, con questa ghirlanda di luci. Poi abbiamo in primis questo super peluche a forma di principe ranocchio, molto carino, eh? E poi qualcosina a tema, appunto, questo ranocchio. E sono tutte cose molto carine, per carità, a parte i quaderni, questi qui peluciosi così, che vanno più bene per bambini, il portapranzo, anche questo. E molto carine sono questi due, il salvadanaio della rana, che tanto è carinissima, e questo lo prenderò assolutamente, anche perché si dice che le rane portino fortuna, quindi non si sa mai. Altra cosa carina, sempre per i bambini, è questa tazza che è tagliata a metà, a forma appunto di ranocchio, dove metti il latte o quel che è, e davanti c'è il portabiscotti. Quindi per un bambino, per fare decorazione un po' più divertente, può essere una cosa insomma carina, sfiziosa. Poi abbiamo qui i dinosauri, quindi qualche giocattolo, peluche, lampade decorative, eccetera, il bastone da cavalcare. Poi abbiamo per le bimbe, ovviamente, il bastone da cavalcare dell'unicorno. Anche questo è molto carino. In particolare mi piace molto la giostra musicale, che penso che la regalerò a mio nipote. Poi abbiamo tutte le cover che riguardano appunto il tema di questo novembre, quindi la ranocchi, cigni e l'unicorno. Sì, l'unicorno, che cacchio sto a dire? Poi tema cigni, abbiamo queste cose qui, una lampada decorativa, giocattolino quello da trainare, il peluche, molto carina la scarpetta a tema, diciamo, Cenerentola, porta anelli. E le pantofoline, poi altri calzetti sempre a tema di questo cigno, altre cose cignose. In particolare mi piace questa lampada, che così a guardarla sembra molto carina. Adesso voglio andarla a vedere dal vivo, poi per 4 euro un prezzo stracciato. Poi un'altra cosa che mi incuriosisce è questa spazzola per capelli. E voglio vederle co cosa era raffigurato dietro, perché come vedete è al contrario. Tra l'altro ce n'è una che non so se c'è nel catalogo, non l'ho visto, con dietro una principessa, quelle spazzole. Era molto carina. Comunque dopo se la trovo la vedremo, l'ho vista in un video di Londra. E andiamo avanti. Abbiamo qui la tenda da gioco a tema appunto castello della principessa, molto carino. Poi tutte le carte decorative, nastri, scatole per appunto i regali di Natale. Abbiamo qui tutta una serie di fiocchi. Poi iniziamo con le decorazioni per Natale, che sono veramente top. Allora, abbiamo queste palline varie, poi queste, cioè, ditemi se non sono dei geni. Allora, abbiamo hamburger, patatine, il sushi, questo pollo morto, che questo proprio, cioè, carino. Allora, vi dico la verità, queste non le prenderei, però, cioè, una genialata, secondo me, molto carino. L'ostrica, cioè, troppo. La pizza, questa assolutamente la prendo, perché io adoro la pizza. Poi abbiamo anche queste qua che sono carinissime, quindi a tema, diciamo, attività. Abbiamo il pallone da calcio, il joystick, la macchina fotografica, il microfono, gli utensili vari, insomma, carinissimo anche questo. Prenderò sicuramente la palla per mio moroso. Prenderò la macchina fotografica per me, chiaramente. Ma carinissimo. Abbiamo qui la testiera, il ranocchio, chiaramente.
serie di animali e funghetti, anche questi molto carini. Adesso voglio però vederli dal vivo perché fotografati sembrano una cosa, poi dal vivo tocca un attimo vedere. Questo qui è il tema principesse e questo di sicuro prenderò qui questo, non so come si chiama sinceramente, comunque quello con le palline, lui ci sono dentro le cingommine, molto carino. Questo dei popcorn, cioè è un amore. Questa non mi piace, vi dico la verità, proprio no. Poi abbiamo queste qui che sono tutte delle decorazioni fatte invece di carta, anche queste molto carine. E poi queste qua che io mi ricordo quando ero piccola io, adesso non parliamo di 3000 anni fa, diciamo 20-25 anni fa, e andavano un sacco queste qui con questa decorazione che sono fatte di filamenti, fili. Poi questa qui carina, la giostra con i cavalli da appendere all'albero, troppo, troppo carina. Poi palloncini di carta, varie cose, sempre a tema Natale, quindi pappuccione, occhiali, cose decorative. Idem qui, cerchietti vari. Questa no, cioè, queste o te le appendi all'albero, ma nell'orecchio no. Poi, anche qui abbiamo varie cose sempre per incartare regali, tra cui qui c'è l'agenda, quelle che ha di solito Tiger tipo per fare i cocktail, quella che ho anch'io per i cibi, il libricino, insomma, per prendere tutti i vari appunti. Questa è a tema regali. Anche qui continuiamo con altri tipi di carte da regalo, fiocchetti, cartellini, quindi bustine, insomma, nastri e merletti. Decorazioni per regali, l'agrifoglio, veramente tutte cose molto carine. Qui abbiamo altri nastri, che questi possono essere carini anche per decorare tipo questo a cuore, o questo l'alberello di Natale per l'agenda o lo scrapbook. Questo sacchetto regalo a forma di orsetto, molto molto carino. Questa è la borsa per la spesa a tema Natale. Questa giostra musicale, anche questa molto carina, quindi sono indecisa tra questa qui per, dicevo, mia nipote o quella là dell'unicorno. Adesso però, ripeto, tocca vederle dal vivo. Poi, altre decorazioni anche per il presepe, abbiamo qui tutte le statuine in legno, e alberelli piccolini, la ghirlanda quella da appendere alla porta. Santa Stop Here, molto carina anche questa, magari quanto è alto? 58 cm, te lo metti davanti alla porta, è carina anche questa. Poi altre decorazioni natalizie, queste sono in feltro, esatto. Abbiamo la candela, l'arancio, il pacco regalo, presumo, l'angioletto con la candela, non so se sia un angioletto, una bambina, una cosa, il funghetto. Un altro funghetto che è una lampada. Abbiamo tutte qui delle varie luci con alberelli, queste diciamo che sono a candela con Babbo Natale, insomma, varie cosine. Questa con la scritta Happy Holidays. Poi qui c'ero dell'avvento con tutte le varie date, la lanterna, il portacandela, anche questo molto carino. Insomma, varie decorazioni, ecco questa qui, quello dicevo dell'avvento, la candela. Poi, cose per la casa, vediamo, abbiamo delle ciotole carine con il disegno del biscotto, queste qui con le mele, questo Babbo Natale con tre tazze, i soliti tovaglioli, la tazza bellina questa con coperchio, molto carina, qui le scatole porta biscotti. Poi cartellini regalo con tutte le varie date. Poi qui tutti i calendari, quelli dell'avvento con i giorni, dopo magari ci metti, che ne so, da regalare a qualcuno, ci metti dei cioccolatini, dei pensierini, insomma, cose anche queste molto carine. La calza di Natale, o meglio della Befana, una trottola con luci. Questo non la capisco nel tema, nell'utilità, comunque c'è questa. Poi qui abbiamo vari giocattoli, quindi animali da fattoria, veicoli, slime, gioco dell'ape, non so cosa sia, insomma, cose per i bambini, ma andiamo avanti. Dinosauro, anche qui tutti i giocattoli, portamonete, insomma, a tema dinosauro.
questo bambino che viene mozzicato. Cioè, queste sono le penne. Mi piace tantissimo questa qui penna sfera a forma di chiave. Queste qui pomponose non tanto, anche questa invece qui col diamante molto carina. Poi, insomma, le vedremo. Gli anellini per i bimbi, per le bimbe anzi. Poi abbiamo quindi appunto gli anelli per i bimbi, il portarossetto tutto glitteroso, fermagli con il cigno, dei portagioie vari e questa beauty case tutta bella glitterosa, molto carina. Poi qui un peluche di un mini unicorno, anche questo carino, gomme, le posate per bambini sempre a tema cigno. Un maiale di peluche che però è un salvadanaio, anche questo carino. Poi un po' di macchinine. Un trattore, abbiamo trattore. Insomma, vari giochi per i bambini, qui andiamo avanti. Anche qui dei giochi vari. Altri giochi, insomma, se vuoi fare un pensiero a qualcuno qui ti puoi sbizzarrire. Il caccia balilla, pompon, non so, forse sono da decorare. Pompon e scovolini, colori assortiti. Questo non so cosa sia, però va bene. Poi qui altre decorazioni in argilla polimerica. Abbiamo i timbri qui a forma di fiocchi di neve. Poi qui dipingi i tuoi addobbi, adesivi ci saranno oltre a questi tantissimi altri a tema appunto natalizio. Qui anche questi però sono carini. Ah, 12 pezzi. Cavoli, questi qui servono da prendere, te li decori tu a tuo piacimento e ci metti un fiocchettino e li appendi nell'albero. Quindi questi sicuramente li prenderò. Pensavo che costasse 1-2 euro, infatti mi sembrava eccessivo. Invece dentro ce ne sono 12 pezzi assortiti. Quindi questo potrebbe essere una cosa che prendo. Spargi glitter, benissimo. Poi portachiavi fai da te, crea il tuo pianeta rimbalzante. Spargi glitter, va bene. Pasta modellabile in perline, cioè queste le voglio vedere assolutamente, devo capire. Kit per perline da stiro sarebbero le Pixla. Tazza fai da te, quindi solita tazza che altre volte c'era appunto da andare a decorare. Colla colori assortiti, vabbè. I pastelli, questo qui è quando ero piccola io, ce n'erano a go-go di questi cosini qui che dovevi sempre mandare avanti e rigirare per tornare al colore che volevi, quindi utilissimo. Questa borsa per fare la spesa con scritto Hello. Albero di Natale. Adesso non so quanto sia bello questo, però. Poi abbiamo dei dolcetti, quindi vari cioccolatini natalizi, caramelle, casa di pan di zenzero, anche qui altri lecca lecca e piatti natalizi, piatto da portata questo con il Babbo Natale. Questo qui è molto carino, questo barattolo. Questo ci faccio un pensierino. Poi ancora qui altre cose, biscotti, dolcetti vari, ecco, distributore di caramelle si chiama. Poi pupazzo di neve dove escono le caramelle. Poi ci sarà anche quella confezione per creare il pupazzo di neve che si scioglie, che l'ho visto in un sacco di buste sorpresa. E infine nuovamente altre lucine, quelle con le batterie che sono disponibili in diverse varianti. Niente, questo è tutto. Ci sono molte cose carine da prendere e probabilmente domani un salto ce lo faccio da Tiger perché sono super curiosa. Quindi vi tengo aggiornati se trovo qualcosa perché ho paura che dopo andando più avanti magari le cose non le trovi. Quindi un salto intanto lo farei, poi magari ne faccio uno a metà mese così non rischio di perdere quelle cosine che volevo. Niente, questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Correte da Tiger perché ci sono cose veramente carinissime. Hanno sempre delle idee molto carine. Molte cose sono sciapate, però veramente carine. Questo è tutto. Ci vediamo presto. Ciao ciao.